in questo periodo. Che ricordo ha di Re Vittorio durante la sua infanzia? La mia infanzia, sì. Si vedeva più o meno una volta al giorno, andavamo, quando eravamo piccoli veniva giù lui, veniva lui nelle nostre camere per vederci, per parlare così, e poi quando eravamo grandi eravamo noi che andavamo da lui, quasi sempre verso la sera, prima dell'ora del pranzo, e, allora, e poi dopo il pranzo c'era sempre ancora qualche minuto dove si stava insieme, e poi alle 9:30 tutti si ritiravano. Sembra strano, di allora erano forse anche gli orari di allora, e poi dopo, sì, poi dopo io quando ho lasciato Roma, naturalmente nel 24, nel 25, lo vedevo meno, ma infine andavo spessissimo a Roma, e poi lui si muoveva molto, girava. E poi durante il periodo della guerra l'ho visto pochissimo, perché io l'ho preso dai miei comandi e lui era... E c'è niente nella prima infanzia che ricorda di lui più in particolare, o dell'atmosfera della vita di famiglia? Sì, me lo ricordo molto bene, questa vita che fanno i bambini quando sono in casa. E sì, questo interesse che il mio padre prendeva, cioè i nostri studi, cioè no, cioè i miei studi. Era cosa di... non veniva mai quando prendevamo le lezioni, quello no. Non mi ricordo di averlo mai visto entrare, diciamo, nello studio lì quando c'erano i professori. Ma si interessava, naturalmente, interrogava, chiedeva, e lo stesso faceva quando vedeva questi miei maestri. Perché non entrava? Insomma, si vede che non voleva forse mettere in imbarazzo, mettere... Che tipo di vita faceva suo padre? Adesso, a parte la politica, com'era organizzata la sua giornata? La giornata era organizzata molto, molto semplicemente, sì. Si svegliava molto presto la mattina, molte volte andava subito a spasso fuori a camminare nei boschi, lì, a San Rosore, giusto, e sì. Castel Porziano, anche a Roma, naturalmente, alla villa. E poi tornava a casa verso le 8, un'ora così, e poi tutta la mattinata era presa dal lavoro di consultare, di vedere le carte, di vedere i documenti, poi c'erano le udienze, e si arrivava a mezzogiorno, e a mezzogiorno faceva colazione, e poi riprendeva nel pomeriggio alle 2, alle 3, altre visite, altri studi, così, lettura, e poi alle 8 in punto c'era il pranzo, la sera, e alle 10 in punto tutto era finito. Un orario sempre uguale, sempre prima della guerra, durante la guerra. Durante la guerra naturalmente era un po' cambiato secondo queste ispezioni, questi viaggi, queste visite che faceva, ma se no lo schema della giornata era quello. Che poi ha continuato a Brindisi, ha continuato a Salerno, ha continuato in Egitto. E sì, non c'erano estravaganze né niente.